dai sindaco, di qualcosa? Beh, è una bellissima esperienza, invito tutti a provarla. E da quassù il panorama è bellissimo e molto molto bella, e anche Borso, veramente bella. È una splendida giornata di sole ad accompagnare il volo inaugurale su parapendio biposto delle vele con il nuovo logo dell'intesa programmatica d'area a Terre di Asolo e Montegrappa, con gli istruttori, la vice sindaco di Mussolente, i sindaci di Romano De Zelino e di Borso del Grappa, i comuni dove, dopo due anni di stop a causa Covid, i cieli tornano a tingersi dei colori del trofeo Montegrappa. Lei non era al battesimo del volo, le sue terre le aveva già viste dall'alto? Le avevo già conosciute ed apprezzate, però è stata una bellissima esperienza riviverle oggi con questa splendida giornata e poi in compagnia di tanti amici, di tanti colleghi. Una terra dalle grandi potenzialità che da anni lavora in sinergia con l'obiettivo di diventare destinazione turistica e che dal settembre 2021 si è arricchita del riconoscimento di riserva biosfera UNESCO per il Monte Grappa, come spiega il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, attuale presidente dell'IPA Terre di Asolo e Monte Grappa. 14 comuni, forse 15 perché anche Altivole è in procinto di entrare nella nostra intesa programmatica, ma soprattutto anche le associazioni di categoria, per cui un territorio che vuole dimostrare di essere coordinato, di offrire al turista un turismo che è di livello. E sono questi i valori rappresentati nel nuovo marchio d'area che ripropone e ridisegna le emozioni di questa terra come battiti del cuore. Le torri, simbolo dei borghi, la montagna, le colline e le vie con i due grandi fiumi, il Brenta e il Piave. Un territorio che ha molto da offrire, non soltanto il volo libero, ma anche enoturismo, gastronomia, natura, cultura. Enogastronomia, cultura e sport, i punti di forza di un territorio in cui i cittadini si aspettano che adesso tutti i sindaci si uniscano per la difesa della sanità locale.